Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, abbiamo il piacere di avere nuovamente con noi l'avvocato Linda Corrias di Giuristi per la Legalità. Benvenuta Linda! Ciao Roberto, ciao a tutti, buongiorno, in un giorno speciale, siamo qua per la vigilia di Natale. Bene, oggi ci sono grandissime novità. Credo che il vostro ricorso al Consiglio di Stato e al TAR del Lazio, con i grandi risultati che avete ottenuto, ai quali abbiamo dato molto risalto, abbia motivato altri legali a intraprendere azioni un po' più incisive dopo i tentativi sterili ed evanescenti che si sono tenuti nei precedenti 9 mesi ed oltre di dittatura sanitaria. Questo almeno è quanto attestato dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del 16 dicembre 2020. Ci vuoi dire qualcosa? Io ho preso degli appunti su quanto mi avete mandato te e Francesco, alcuni punti notevoli, però non lo so. Allora, innanzitutto specifico che qui bisogna fare le lodi a un giudice molto competente, preparato e coraggioso, perché in effetti l'articolazione della ordinanza nasce anzi dal fatto che dei colleghi abbiano sollevato, in virtù dell'emergenza, delle eccezioni finalizzate appunto all'ottenimento del loro risultato. Quindi in questo caso appunto chi ha messo in evidenza il fatto che probabilmente ci si trova, anzi sul fatto che ci si trova dinanzi a dei provvedimenti destituiti di qualsiasi legittimità giuridica e rispetto non solo della Costituzione ma anche delle convenzioni internazionali, viene proprio palesato e sollevato in maniera ineccepibile da un giudice, che di certo appunto riecheggia in maniera assolutamente fondante quelle che sono le eccezioni che noi abbiamo sollevato nei nostri ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, nonché anche a un'istanza in autotutela predisposta su iniziativa e attenta analisi di due attiviste che sono Laura Carosi e Alessandra Ghirla, con la collaborazione di noi legali, tra cui una collega che preferisce essere ricordata col suo nick, ovvero Stella Maris, e in particolare l'avvocato Michele Pappalardo. Questa istanza curata dagli attiviste in primis e poi analizzata da noi legali aveva già sollevato il problema di illegittimità totale e addirittura inesistenza della dichiarazione dello stato di emergenza del 30 gennaio. Questo è uno strumento che è a disposizione di tutta la popolazione e che forniamo proprio con tutta la massima disponibilità, veramente come un'azione di consapevolezza e di risveglio. Per quanto concerne infatti ciò che è chiaramente veramente specifica il giudice del Tribunale Ordinario di Roma è il fatto che non è detto che debba essere seguito un ordine che non è legittimo. Questo è molto importante, un aspetto fondamentale, perché in pratica si viene a evidenziare il fatto che non è detto che il cittadino si debba destituire di quello che è il proprio senso critico. E da qui nasce un mio ulteriore appello a tutti gli operatori del diritto, a tutti i conoscitori di leggi, ma anche a tutti i cittadini, che tornando all'esempio concreto delle attiviste, ma di tanti altri attivisti con i quali siamo tutti in contatto e di comuni cittadini, studiano, si informano, leggono e analizzano, e soprattutto hanno quel richiamo innato a quello che è veramente il senso di giustizia, quello veramente profondo del diritto naturale, che porta comunque a non accettare passivamente e supinamente, ma bensì almeno ad indagare. Ovviamente noi operatori del diritto, ma anche i cittadini, siamo tenuti a osservare e indagare il fatto che ci sia una logicità e una correttezza giuridica che il giudice appunto del Tribunale di Roma ha messo in evidenza come manchi.
come manchi totalmente. E quindi in pratica la sua pronuncia è esemplare, per quanto mi riguarda, perché invita il cittadino ad applicare quello che è il proprio senso critico, magari con l'ausilio di noi legali, magari con l'ausilio di conoscitori appunto del diritto, ma a prendere in considerazione il proprio senso critico, e quindi mette in discussione il fatto che il non aver aperto il proprio esercizio commerciale comunque era legato ancora a un libero arbitrio, perché l'eseguire pedissequamente e supinamente un ordine illegittimo espone a delle conseguenze. E quindi questo è un messaggio che io ci tengo a dare oggi, proprio dal momento che oggi è uno di quei giorni dove l'Italia diventa tutta zona rossa, dove io invito ciascuno di noi a verificare veramente se stiamo ottemperando a delle indicazioni legittime o illegittime, e di conseguenza a comportarsi secondo coscienza. Linda, nella sentenza leggiamo subito all'inizio: solo un decreto legislativo può contenere norme aventi forza di legge, mai, giammai, dice, un atto amministrativo, cioè i DPCM. Ok. Assolutamente. In questo caso, appunto, il giudice sta mettendo in evidenza il fatto che non si può normare, regolamentare con un atto secondario la quotidianità dei cittadini, soprattutto nella compressione, lesione, se non totale ablazione, di quelli che sono i diritti fondamentali. Altro aspetto, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, come accennavi prima, è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri, in violazione degli, presuppongo, articoli, perché non c'è la parola, 95 e 78, che non prevedono il potere del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti. Quindi tutti i DPCM sono nulli, se non ho capito male. Sono illegittimi. Assolutamente, sono illegittimi, ma in particolare sono inesistenti. Cioè è inesistente la dichiarazione di emergenza del 30 gennaio 2020 e pertanto vanno a caducare, in sostanza, da questo vizio gravissimo di inesistenza a tutti gli atti conseguenziali, che poi viene ricompresa nella categoria più ampia della nullità per tutti, però tecnicamente si tratta veramente di inesistenza, proprio tam quam non esset. Questo è il punto fondamentale. Una domanda: cosa sta dicendo? Tutte le eventuali multe, sanzioni conseguenti, quindi, vanno considerate nulle o no? Assolutamente sì, pertanto diciamo che devono essere impugnate, ossia queste multe più che altro ci si auspica che il cittadino le paghi in misura ridotta per non avere pensieri, ma il cittadino ovviamente dal momento che ha ricevuto una sanzione deve rendersi conto di cosa può fare. Innanzitutto a monte io ritengo che il cittadino, se ha posto in essere un determinato comportamento, avrà ritenuto di porre in essere un comportamento legittimo, conforme a coscienza. Questa è la cosa importante, ecco. Perché io non credo che nessun cittadino violi deliberatamente, a prescindere dalla legittimità o meno, un'indicazione, ma che lo faccia perché secondo coscienza ha ritenuto giusto comportarsi in quel determinato modo. Quindi invito i cittadini a impugnare qualsiasi eventuale sanzione e non accondiscendere e non prestare acquiescenza e ottemperanza pagando in misura ridotta, rinunciando a un proprio diritto, ovvero portare un atto assolutamente illegittimo basato su presupposti inesistenti ad avere una validità, perché nel momento in cui si paga una sanzione del genere si sta assolutamente destituito di fondamento giuridico. Bene, allora dovremmo fare un monumento a questo giudice, perché adesso motiva con le seguenti parole
il perché è arrivata questa decisione. Allora dice: si tratta di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione. Poi dice ancora: tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3, legge 241 del 1990. Cosa puoi dirci? Assolutamente. Allora, innanzitutto chiarisco che tutte le questioni di illegittimità costituzionale e la violazione delle convenzioni internazionali sono sempre state da noi sollevate preliminarmente in tutte le nostre impugnazioni e continueremo a farlo affinché ci possano essere altri giudici che secondo coscienza si mostrino preparati e coraggiosi e possano praticamente sollevare quindi le questioni di legittimità, e lo faremo anche per quanto concerne il decreto legge, il recentissimo decreto legge, perché la delegificazione e la mancanza di verifica parlamentare alla quale noi stiamo assistendo grida vendetta a Dio. Detto ciò, i riferimenti appunto delle violazioni costituzionali richiamate dal giudice, come abbiamo detto, coraggioso, ma non solo coraggioso, competente, che ha una preparazione tale che consente appunto di rendere ovvio l'ovvio, perché non è possibile che un operatore del diritto non possa rendersi conto di queste violazioni macroscopiche. Ci tengo a precisare che appunto tali passi di illegittimità, come ho detto prima, sono già stati sollevati da noi nelle nostre impugnazioni e sono oggetto proprio di un'istanza in autotutela nata dall'intuizione e dall'analisi e dallo studio profondo di due attiviste che si sono affiancate ad alcuni di noi legali, come ho detto prima, proprio mettendo in evidenza tutti i passaggi e le incongruenze che stanno avvenendo. Esatto. Prima fra tutte la più recente. Cioè il decreto legge appunto Natale, ma noi ci rendiamo conto che abbiamo un decreto legge che si ancora a dei DPCM? Abbiamo un decreto legge che ha valenza 60 giorni, che ovviamente non verrà quindi verificato dagli organi competenti perché la sua efficacia è circoscritta al periodo natalizio. Quindi avremo l'ennesimo atto, in questo caso sotto la veste, sotto il manto di atto legislativo e quindi fonte primaria, perché è un decreto legge, che però non avrà nessun tipo di verifica perché sarà ormai bypassato dal fatto che le Linda, mi hai sollevato una curiosità, scusa se ti interrompo, mi hai sollevato una curiosità secondo me importante. Allora, siamo passati dai DPCM, che sono stati stroncati grazie alla vostra azione decisa. Allora il governo ha iniziato a fare dei decreti legge, mi pare di capire? Sì, sinceramente quasi mi... Perché la coincidenza è strana. Senza eh? Quasi. Mi sovviene il dubbio che è dato che la scelta di questo strumento sia ancorata dal fatto di renderlo inimpugnabile nell'immediato e pertanto precludere qualsiasi richiesta di sospensione cautelare prima delle festività. Quindi la vostra azione è arrivata proprio a pungere, a toccare sul vivo. Assolutamente. Leggendo sì. La sentenza, dammi un tuo parere, mi sembra di capire che le motivazioni non giustificano i provvedimenti presi, che il giudice esprima abbastanza chiaramente questo concetto, o sbaglio? Allora, innanzitutto DPCM intendiamo proprio decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo. Questo innanzitutto ci tengo a precisarlo. Quindi neanche proprio del Consiglio dei Ministri. Secondo, il giudice mette in evidenza un aspetto fondamentale che non può in alcun modo essere trascurato da tutti gli operatori del diritto e dalla magistratura. Giustamente questo giudice non sta andando a indagare la situazione epidemiologica, mettendo in discussione se ci si trovasse o meno di fronte a un'emergenza sanitaria. Sta dicendo un qualcosa che è ineccepibile. Sta dicendo che l'excursus che si è utilizzato per comprimere le libertà dei cittadini e per, diciamo, chiudere le attività nella fattispecie di quel caso, o comunque stabilire gli orari del coprifuoco, o oggi per esempio limitare o anche al tempo libertare la libertà di culto, è ancorato a una procedura che con il diritto, con la Costituzione, con la legittimità non ha niente a che fare.
Quindi non stiamo andando a indagare il merito del se o del ma sussistesse un'emergenza sanitaria barra epidemiologica. Stiamo evidenziando ancora una volta che tutto l'excursus che viene somministrato ai cittadini come un qualcosa di legittimo, doveroso e da ottemperare, di fatto invece è assolutamente privo di qualsiasi fondamento e correttezza giuridica. Allora, il giudice fa un passo ancora ulteriore per dire che veramente è stato straordinario. Mette in rilievo l'incongruenza delle misure di restrizione paragonando le varie attività con le attività scolastiche. Mi pare di aver intuito questo. No, lo dice anche abbastanza chiaramente. Linda. Lo dice chiaramente perché in effetti, secondo me, un aspetto importantissimo che dobbiamo mettere in evidenza è che sta facendo un ancoraggio, una sollecitazione a quello che è il senso critico del privato cittadino, che pare essere completamente ormai sopito da un'ottemperanza supina a queste indicazioni che non voglio neanche chiamare norme. Ovvero, cosa dice appunto questo giudice? Ci si rende palesemente conto, ma lo abbiamo detto anche noi e lo dico anche oggi per quanto concerne questo decreto legge, che ci si trova davanti a situazioni illogiche e manifestamente infondate. Perché qualcuno mi vuole spiegare perché la messa di Natale celebrata alle ore 24 sarebbe più contagiosa con il medesimo numero di partecipanti, con le stesse metrature del luogo di culto rispetto a una messa celebrata alle ore 20 o pomeridiana? Qualcuno mi deve spiegare perché io dovrei rientrare a casa alle 22? Perché dalle 22 in poi il virus è più contagioso? Cioè, abbiamo una serie di questi, ad esempio, perché un pasto consumato al ristorante alle ore 13 è meno contagioso rispetto a un pasto consumato in ristorante alle ore 21. Ci rendiamo conto che tutto questo, se non viene praticamente passato al setaccio prima che degli operatori del diritto, dal senso critico di ciascun essere umano, allora la Costituzione non ha più un senso. Allora parliamo di un altro ordinamento. Allora, benissimo, il giudice è ancora più straordinario perché evidenzia un altro dettaglio per dimostrare che ha studiato a fondo la materia. Dice: il DPCM 9 marzo 2020 ha adottato limitazioni ben più incisive rispetto a moltissimi altri paesi coinvolti dalla pandemia, con ciò rendendo evidente la possibilità che la stessa amministrazione aveva in astratto di adottare misure diverse e meno compressive dei diritti fondamentali. Qui va un po' sul complicato, però in sostanza, in termini semplici, no, il nostro paese è stato molto più restrittivo con quel decreto del 9 marzo rispetto ad altri paesi. Assolutamente, ma soprattutto poi bisogna rendersi conto che è corretto prendere tutte le misure idonee al rispetto appunto di evitare i contagi, tutta la prudenza, le precauzioni importanti e necessarie, ma non certo imporre delle regole senza, prive di senso. Sicuramente poi il giudice fa un riferimento al caso della Svezia, che non ha mostrato un'amplificazione maggiore del contagio rispetto all'Italia, nonostante si sia tenuta ben lontana dalle norme restrittive e diciamo liberticide, economicide che si sono adottate in Italia e che si continuano a adottare. Questa è la questione più grave. Io vorrei ricordare che prima di Natale si è ipotizzato che si riducessero determinate attività, la fruizione a determinate attività, o si imponesse un illogico, ribadisco, coprifuoco notturno. In vista di un Natale libero, delle feste rispettose delle tradizioni, dei riti, dell'unione, della famiglia, del calore umano, per poi invece arrivare a un decreto legge Natale.
Quindi è molto importante che si faccia tesoro non solo dei nostri ricorsi, dei nostri anche talvolta esperimenti giuridici, perché alla fine tutti noi giuristi siamo veramente portati a far fronte comune rispetto a questa assurdità. Nessuno di noi ha studiato questo tipo di diritto. L'esame costituzionale è uno degli esami fondamentali che si studiano e sicuramente nessuno di noi ha mai pensato che i diritti costituzionali fondamentali sarebbero stati ablati, sarebbero stati compressi o addirittura del tutto soppressi da un DPCM, ma neanche da un decreto-legge con valenza limitata alle festività di Natale. Questo è veramente da prendere in considerazione, perché ci si rende conto che paradossalmente invece con questi provvedimenti adottati privi di senso logico e che molti non mettono in discussione, si sta mettendo invece a repentaglio la vita dei cittadini. Allora, in riferimento a disposizioni sanitarie, si legge nella sentenza, anche di tali scelte e numerose altre, non appare quindi comprensibile la motivazione e in alcuni tratti la logica stessa. Cioè il giudice non capisce la congruenza di tali disposizioni anche di ordine sanitario. Che senso hanno? Lui non lo capisce, ma noi lo sappiamo bene che senso hanno. Non è un senso logico di quello che vogliono perlomeno comunicarci, ha un altro senso. Andiamo nel Vero. complottismo. Allora, No, 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 secondo me andiamo nel realismo. È nel realismo. questo, nel realismo. E quindi io invito chiunque a utilizzare il proprio senso critico, quello che è veramente l'istinto, il diritto naturale. E poi prendiamo in considerazione ovviamente tutto ciò che invece viene calpestato, come la nostra bellissima Costituzione, come le convenzioni internazionali, ma direi che il senso critico, quello innato, quello che abbiamo fin da bambini, proprio che ci protegge dai pericoli, dai rischi che ci induce proprio veramente a sopire gli istinti primordiali come la sete, la fame e la sopravvivenza, nonché gli affetti più cari e i legami con la famiglia, credo che dovrebbero essere richiamati da tutti, anche da coloro che non hanno sostenuto l'esame di diritto costituzionale, ma che hanno un buon senso critico e almeno un normopensiero. Secondo te, a questo punto, che si è espresso un giudice in maniera estremamente chiara, il governo continuerà su questa strada? Illegittima? Con queste Secondo me sì. restrizioni illegittime? Secondo me sì, fin quanto tutti gli operatori del diritto veramente si renderanno conto del grande rischio che stiamo correndo e fin quanto la popolazione se ne renda conto. Io chiedo che questa sentenza, accanto alla istanza in autotutela, accanto alle pronunce di apertura dei tribunali amministrativi, ma anche del giudice di pace di Frosinone, e qualsiasi risposta in tal senso noi otterremo, debbano essere rese note alla popolazione, perché io ritengo che ciò che vada veramente risvegliata è la coscienza della popolazione. Comprendere veramente che questi dettami adottati tramite strumenti illegittimi sono arbitrari, privi di senso logico, di fondamento giuridico e che pertanto bisogna proseguire a portare diciamo alla luce queste illegittimità. Quindi rispetto alla tua domanda, la mia risposta è sì, secondo me continueranno a porre in essere delle disposizioni illegittime e quindi è a questo punto la popolazione che deve essere consapevole, sono le forze dell'ordine che devono rendersi conto di quelle che sono invece le violazioni di diritti più elevati e più importanti dell'ottemperare a ordini illegittimi. Ecco, quindi
Allora, ci sono due aspetti. Il primo è, a mio avviso, che il comandante della polizia, il comandante dell'arma dei carabinieri, eccetera, delle forze dell'ordine, dovrebbero istruire i loro agenti sull'illegittimità di perseguire queste... Ma non so come definirle, queste cose che vengono ritenute dei reati, vengono anche sanzionati addirittura in maniera violenta da parte di alcuni agenti, non diciamo tutti, e però in realtà sono delle restrizioni che non hanno nessun diritto di essere imposte. Però se ci rendiamo conto che siamo di fronte a delle norme incostituzionali, solo il ruolo dell'informazione può dare risalto a questo. Cioè, se noi non conosciamo la problematica, non conosciamo a fondo il fatto che sono incostituzionali, continueremo ad ubbidire. Quindi il ruolo dell'informazione, a mio avviso, è fondamentale al pari del ruolo legale e delle forze dell'ordine. E se però le cose non vengono fatte conoscere, ci troviamo male. Cosa dici, Linda? Allora, dico questo, innanzitutto, il fatto che comunque anche i privati cittadini e anche le forze dell'ordine, prima di leggere anche una sentenza, si debbano rendere conto che ovviamente applicare delle norme prive di senso logico ovviamente è estremamente grave, perché ritenere che sia più logico che magari una signora di una certa età si muova da sola perché vada a trovare i figli, perché una persona magari si può spostare o due si possono spostare, ma cinque no, ben ci rendiamo conto che comunque siamo al paradosso. Quindi io in primis invito i cittadini a cercare loro l'informazione, perché i canali come Dentro la Notizia, appunto, consentono sicuramente di arrivare anche a un'informazione alternativa. Dal momento che oggi internet c'è in tutte le case, io invito a sviluppare il proprio senso critico e la ricerca dell'informazione. Poi andiamo a biasimare il mainstream monopensiero. Però in primis io dico, il cittadino deve chiedersi se quell'ordine che sta, quella disposizione che sta diciamo accettando e ossequiando, se è conforme anche alla sua logica. Dopodiché mi rivolgo a tutte le forze dell'ordine in maniera indiscriminata. E poi a quel punto dico diffondiamo il più possibile, però il ruolo, diciamo, deve essere bilaterale, deve essere il cittadino che cerca l'informazione e noi che la somministriamo, la offriamo, la proponiamo, perché dal momento che noi lo dichiariamo a gran voce, il mainstream non offre una pluralità e un'eterogeneità dell'informazione, è doveroso e necessario sostenere canali appunto come il tuo, come quello di Dentro la Notizia, affinché veramente sia data al cittadino quella che è la possibilità di scelta. Benissimo Linda, proprio per concludere, hai in mente di portare avanti qualche azione estremamente decisa per difendere i cittadini? Puoi anticiparci Sicuramente qualcosa o? questi dirò una cosa proprio perché farò una, diciamo, una diffida pubblica, innanzitutto, ovvero noi abbiamo contezza del fatto che quindi la delibera, appunto, la dichiarazione dello stato di emergenza del 30, pardon, gennaio 2020 è completamente illegittima. Detto ciò, sia ben chiaro che quindi ogni proroga dello stato di emergenza, che appunto non, è subdorata per la data del 7 gennaio, quindi potrebbe avvenire in questi giorni, è illegittima. E la popolazione deve sapere che questa proroga è illegittima. È illegittima ab origine ed è illegittima ogni proroga. Quindi questo è sicuramente un punto fondamentale. E per il resto, questi giorni saranno giorni di riflessione, di studio, di interazione da parte di noi legali, come giuristi per la legalità, ma con tutti i preparatissimi colleghi con cui ci interfacciamo. E un appello anche a coloro che ancora non si sono messi a lavoro.
di dare il loro contributo e ricordarsi del giuramento che hanno fatto di lealtà e fedeltà alla professione e di impegno solenne in tal senso, che è parallelo al giuramento di Ippocrate portato avanti dai medici. Noi continueremo a essere in contatto quotidianamente, si può dire, fra te, Francesco e tutti gli altri legali giuristi per la legalità, e cercheremo di avere una funzione di stimolo verso un po' tutti i legali d'Italia affinché si riesca veramente a far prevalere la Costituzione e che invece non venga calpestata come se fosse carta straccia, come sta avvenendo in questo periodo. Quindi io direi, dimmi. Roberto, un punto, scusami, proprio relativamente alle azioni che ci accingiamo a intraprendere. Questa settimana sarà una settimana, diciamo, come ho detto, di studio e raccoglimento, dove il nostro regalo di Natale ai cittadini è stato ed è quello di mettere a loro disposizione tutta una serie di strumenti affinché il privato cittadino possa portare avanti delle azioni. Non dico oltre, ma sicuramente poi ci sarà un'ampia diffusione, come esposti, querele, istanze in autotutela, quindi queste sono le azioni, diciamo, che tutti i cittadini troveranno sotto l'albero a loro disposizione. Mentre per quanto concerne le altre strategie giuridiche, per ora preferisco mantenere un velo di silenzio. Quindi tra breve ci sarà un altro aggiornamento, faremo, giusto? Con tutta questa serie Assolutamente di... sì. Benissimo, benissimo. Allora un grandissimo abbraccio Linda e mi raccomando, tenete duro voi giuristi per la legalità, tutti quanti assieme, uniti si vince e ce la faremo. Ciao. Un caro abbraccio e carissimi auguri e un abbraccio a tutti, a tutti, a tutti. Perseveriamo. Buon Natale. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.